Cultura, arte, sport, tradizioni e mercatini, ma anche iniziative di rilievo nazionale. È primavera in città, il ricco calendario di eventi promossi dal Comune di Pistoia in collaborazione con le associazioni del territorio che animerà il centro storico e non solo fino al 30 giugno. Una capacità ricettiva della nostra città che sta aumentando, ma soprattutto sta aumentando l'offerta, quindi per tutti, quindi cittadini pistoiesi, cui invitiamo la massima presenza anche alla partecipazione a questi eventi, e turisti con i quali ci stiamo raffrontando bene con le strutture ricettive per fornire a tutti le massime informazioni. Tra i tanti eventi in programma segnaliamo l'Open Day nazionale al deposito rotabili storici il 6 e 7 maggio, la sfilata nazionale equestre il 20 e 21 maggio, la gara di enduro in piazza Opla nello stesso fine settimana, il sesto raduno di 500 in centro il 21 maggio, sempre il 21 maggio la 23esima edizione della Coppa della Collina storica, mentre il 15 giugno torna l'appuntamento con la Miglia Miglia dopo il grande successo registrato nel 2019. E poi la 46esima Pistoia Betone Ultramarathon il 25 giugno. Dal punto di vista della cultura ci saranno tante iniziative. Sì, allora ci saranno un sacco di iniziative, ci sarà l'inaugurazione della mostra in mezz'aria al Palazzo Fabroni dell'Associazione Culturale NUB, poi ci sarà la presentazione del Festival della Musica nel mese di giugno e poi tutte le giornate al museo e tutti gli eventi, presentazioni di libri alla Forte Guerriana. Sì, è una programmazione finalmente unita tra il mondo del commercio, della cultura e dell'accoglienza turistica per una primavera a Pistoia che si annuncia appunto colma di iniziative, con l'obiettivo di sostenere tutti gli esercizi commerciali della nostra città e farla conoscere e riscoprire sia a chi viene da fuori sia a chi Pistoia la vive tutti i giorni.